8.33, buonasera, ben ritrovati negli studi di TG2000. Si è conclusa da poco, l'abbiamo seguita insieme, la celebrazione del mercoledì delle ceneri che ha dato il via al periodo di Quaresima. La liturgia ha avuto inizio nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino, poi la processione verso la Basilica di Santa Sabina dove il Papa ha celebrato messa. Una giornata che si è aperta però come ogni mercoledì con l'udienza generale in Piazza San Pietro. Allora, per il racconto di queste ore ci colleghiamo in diretta dall'Aventino, eccolo, con Nicola Ferrante. Ciao Nicola, a te. Sì, buonasera Barbara dalla Basilica di Santa Sabina, qui visse San Domenico da Guzman, Basilica dunque Domenicana. Qui proprio pochi minuti fa, stanno smantellando in questi istanti, il Papa ha celebrato il rito delle ceneri che dà il via alla Quaresima. Lo ricordavi tu, il primo atto è stato con la cosiddetta Stazio Quaresimale, in ricordo dell'antica pratica introdotta già nel VI secolo, che prevede l'arrivo insomma intorno alle 16.30 di Francesco e poi qui alla vicina Basilica di Sant'Anselmo, da dove si è snodata con una processione penitenziale fino qui a Santa Sabina. Pochi passi nei quali iniziare a respirare il clima quaresimale del rinnovamento spirituale, clima che si è poi ulteriormente espresso con la celebrazione eucaristica, la Santa Messa, insomma, presieduta dal Papa all'interno della Basilica qui di Santa Sabina. Il rito, lo sapete, prevede l'imposizione delle ceneri ottenute dalla combustione delle palme benedette della Settimana Santa dell'anno precedente. Prima dei riti offertoriali, allora, il Papa non soltanto ha imposto le ceneri ad alcuni fedeli presenti, ma per primo egli stesso, adesso lo vedete nelle immagini, ha chinato il capo per ricevere l'imposizione delle sacre ceneri. Le ha ricevute per le mani del cardinale slovacco Josef Tomko, prefetto emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e settimo per anzianità nel collegio cardinalizio. Veniamo adesso alle parole del Papa, che nell'omelia ha indicato tre verbi diretti: fermati, guarda e ritorna. Guarda i volti degli anziani, degli ammalati, ritorna a sperimentare la tenerezza di Dio e poi fermati, lo sentiamo direttamente dalla voce del Papa. Fermati un po', lascia questa agitazione, questo correre senza senso che riempie l'anima dell'amarezza, di sentire che non si arriva mai a nessuna parte. Fermati, lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Fermati un poco davanti alla necessità di apparire ed essere visto da tutti, di stare continuamente in vetrina, che fa dimenticare il valore dell'intimità e del raccoglimento. Fermati un po' davanti allo sguardo alterio, al commento fugace e sprezzante che nasce dall'aver dimenticato la tenerezza, la pietà e il rispetto per l'incontro con gli altri, specialmente quelli vulnerabili, feriti e anche immersi nel peccato e nell'errore. Sempre in un clima quaresimale, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina, quando come da tradizione nel giovedì dopo le ceneri il Papa Francesco incontra il clero di Roma, lo fa alle 9:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ma oggi giornata di udienza perché anche mercoledì il Papa in piazza ha proseguito la sua catechesi sulla messa, in particolare sulla liturgia della parola, approfondendo dunque il momento del credo. Ognuno ha diritto che la parola di Dio sia ben letta, ben detta e ben spiegata. E poi sulle preghiere dei fedeli ha detto: non devono essere fatte con formule convenzionali. Su tutto però ci aggiorna il servizio di Francesco Durante, mentre io dalla Basilica di Santa Sabina vi restituisco la linea. Anche se la giornata è un po' bruttina, quando l'anima è in gioia è sempre un buongiorno.
Francesco saluta i fedeli con un accenno al maltempo che ha reso necessario riunire alcuni gruppi di malati nell'aula Paolo VI per la consueta udienza del mercoledì. Dopo averli incontrati, il Papa raggiunge Piazza San Pietro, continuando il ciclo di catechesi dedicato alla Messa. L'ascolto delle letture bibliche, prolungato nell'omelia, spiega il Pontefice, risponde al diritto spirituale del popolo di Dio a ricevere il tesoro della parola di Dio. E quando la parola di Dio non è ben letta, non è predicata con fervore dal diacono, dal sacerdote o dal vescovo, si manca a un diritto dei fedeli. Noi abbiamo il diritto di ascoltare la parola di Dio. Francesco si sofferma poi sul credo e sulla preghiera universale, così denominata perché abbraccia le necessità della Chiesa e del mondo, e in proposito ricorda la frase di Gesù: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ma noi non crediamo in questo perché abbiamo poca fede. Ma se noi avessimo una fede, dice Gesù, come il grano di senape, avremmo ricevuto tutto. Nella preghiera universale chiediamo al Signore le cose di cui abbiamo bisogno, ma le pretese di logiche mondane, puntualizza il Papa, non decollano verso il cielo, così come restano inascoltate le richieste autoreferenziali. E le preghiere dobbiamo farle con questo spirito di fede. Credo, Signore, aiuta la mia poca fede. Siamo alla politica italiana, sempre più nella bufera il Movimento 5 Stelle per via dei mancati rimborsi da parte di alcuni parlamentari e per l'addio al partito di David Borrelli, braccio destro di Casaleggio. Il candidato premier Di Maio si presenta al Ministero dell'Economia per chiedere di pubblicare tutte le somme restituite dai grillini. Sentiamo allora il servizio di Augusto Cantelli. Un boomerang che si ritorcerà contro gli altri partiti. Prova a difendersi Di Maio, ma sono 10 al momento i parlamentari coinvolti in rimborsopoli, sebbene qualcuno sia riuscito a dimostrare la sua estraneità, come la senatrice Lezzi. Altri invece hanno abbandonato il movimento. Il leader pentastellato chiede al Ministero dell'Economia di pubblicare tutti i versamenti. Ho sbagliato a fidarmi dell'essere umano, però c'è tempo per rimediare, perché queste persone appena sono state individuate sono state allontanate. Sono una piccola percentuale rispetto alla... Un momento complicato per il movimento e Beppe Grillo non nasconde la delusione. Loro hanno esagerato un po' nel rimborso spese. Ci siamo rimasti male, voglio dire anch'io ci sono rimasto male, tanti attivisti sono rimasti male. 5 Stelle in difficoltà, mentre il PD prova a risalire la china e Renzi spiega le ragioni per essersi candidato al Senato. Mi candido in Senato perché ho perso il referendum e quindi omaggio la volontà popolare nel dire: secondo me è stato un errore non semplificare il sistema, ma è andata così e io mi candido al Senato. Per quanto riguarda il centrodestra, invece, Berlusconi rispolvera un vecchio progetto. Che deve intervenire fabbricazione del ponte in primo luogo, ma deve anche intervenire con un piano Marshall importante di diversi miliardi all'anno per la Sicilia. E in prossimità del voto c'è chi lancia un grido d'aiuto alle istituzioni. Parliamo dei senza tetto che da mesi stazionano davanti alla Basilica dei Santi Apostoli di Roma. Italiani e stranieri, anziani, donne, bambini che vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie. Caterina Dall'Olio. Vivono qui da 8 mesi, hanno passato in queste tende sotto il porticato della Basilica Santi Apostoli di Roma i mesi più torridi dell'estate, adesso battono i denti in queste ultime notti invernali. Uomini, donne e bambini, una 60ina in tutto, italiani e stranieri, alcuni arrivati sotto questo portico dopo essere stati sgomberati da un immobile occupato a Quinta Valle. Mangiano su questi tavoli in mezzo a topi e piccioni, dormono sotto le coperte alla mattina, ognuno per la sua strada. Lui è un signore di mezza età, è qui insieme alla moglie che fa la cameriera e ai suoi 3 bambini. Preferisce non farsi riconoscere per paura che i servizi sociali possano allontanare i suoi figli. I miei bimbi vanno a scuola, più distanti che mai, prendo 3 mezzi per portarli a scuola e devo aspettarli finché escono e li riporto qua. Siamo quasi all'aperto, non ci abbiamo nessun servizio, non ci abbiamo niente, quello che vede è quello che c'è.
Dobbiamo arrangiarci, dobbiamo andare avanti con qualsiasi modo, cerchiamo sempre di essere più igienici, più puliti di mai, ma le condizioni ci portano sempre a trovarci a una situazione critica. Per mangiare un pasto al giorno è un problema. So, come fai a prendere affitto? Come fai a pagare affitto? Non è che se c'è lavoro per benvenga, perché no? Però io so che lavoro. Che lavoro cerca lei? Cerca lavoro anche pulizia, a me mi sta bene lo stesso. Basta che c'ho, dove uscire la mattina, lavorare e tornare a casa. C'ho un pasto caldo, non posso prendere testa. Tra queste tende che stonano così tanto, con i palazzi, le vetrine, gli sguardi attoniti di chi passeggia nel cuore del centro storico di Roma, le elezioni di marzo sembrano far parte di un altro mondo. Vedo sulla campagna elettorale gente che canta e non sa che cosa sta cantando. Questa gente dà le promesse ai poveri, a gente che non ce la fa, ma la gente che non ce la fa c'ha la dignità. E siamo all'attesa sentenza della Corte d'Assise sul caso Cappato, il leader radicale che si era autoaccusato dell'aiuto al suicidio in Svizzera per DJ Fabo. Né assoluzione né condanna per lui. Il Tribunale di Milano ha deciso infatti che la materia deve essere analizzata dalla Corte Costituzionale, dunque la palla passa alla Consulta. Cappato è stato però assolto dall'altro reato di cui era accusato, cioè di aver rafforzato il proposito suicidiario di Fabo. La cronaca ci porta a Milano, ore di paura in via Cogne, nel quartiere di Quarto Oggiaro, a causa di un incendio divampato in un palazzo di 14 piani. Molti intossicati, grave, un ragazzino di 13 anni. Luciano Piscaglia. È in pericolo di vita e in prognosi riservata il ragazzo di circa 13 anni, italiano di origine nordafricana, rimasto intossicato durante l'incendio che questa mattina si è sviluppato in un palazzo in via Cogne, nel quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano. L'allarme è stato dato pochi minuti dopo le 12. Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora non chiare al decimo dei 13 piani dell'edificio. Utilizzando le autoscale, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo diverse persone rimaste intrappolate dal fuoco e dal fumo tra l'undicesimo e l'ultimo piano del palazzo. 13 di loro, rimaste intossicate, sono state ricoverate in codice verde e giallo negli ospedali della zona. Il ragazzino, invece, estratto dal piano superiore a quello in cui si è sviluppato l'incendio, è stato rianimato sul posto dai sanitari del 118, ma per il molto fumo inalato e le gravissime condizioni in cui si trovava, è stato poi trasportato al vicino ospedale Sacco, dove è stato ricoverato per un arresto cardiaco e rimane in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell'incendio, forse dovuto, secondo alcune testimonianze, ad una esplosione, che ha comunque costretto le autorità ad ordinare la completa evacuazione del palazzo. L'edificio al numero 20 di via Cogne è lo stesso in cui nel novembre scorso è stato ucciso l'ex calciatore Andrea La Rosa presso l'abitazione della donna, accusata con il figlio dell'omicidio e del successivo occultamento del cadavere. Adesso le immagini che arrivano da Napoli, anche lì è arrivato il freddo di San Valentino, forte maltempo, temperature in picchiata. Sul Vesuvio, eccolo, nevica fino a bassa quota, tanto che un gruppo di turisti con una ventina di persone è rimasto bloccato a quota 1000 metri, sorpreso da una vera e propria bufera di neve. Neve che sembra sia destinata a cadere per tutta la serata. Gli esteri adesso, in Nigeria, il capo di una delle due fazioni del gruppo terroristico Boko Haram, Abubakar Shekau, sarebbe fuggito da una zona riconquistata negli ultimi giorni dalle forze armate di Abuja e lo avrebbe fatto, secondo le fonti, travestendosi da donna. Fabio Bolzetta. Una organizzazione che ha innescato una spirale di incredibili violenze e soprusi, tra cui il caso delle studentesse rapite nell'aprile del 2014. Boko Haram, la temibile realtà terroristica jihadista, alleata con il sedicente Stato Islamico, che essendo riuscita a radicarsi nel paese, ha avvelenato il nord della Nigeria e che ora sta per essere debellata.
A dichiararlo è il governo nigeriano. A dicembre il presidente Muhammadu Buhari aveva assicurato che i jihadisti erano stati tecnicamente sconfitti, mentre settimana scorsa sono stati estromessi dalla foresta di Sambisa, ultima loro roccaforte. Ma c'è un particolare realo di propaganda che avverte più di altri di una possibile fine imminente. Il capo di una delle due fazioni del gruppo terroristico Boko Haram, Abubakar Shekau, è fuggito dalla foresta di Sambisa nel nord-est nigeriano del Borno e lo avrebbe fatto travestendosi da donna, in particolare indossando il velo che copre capo e spalle, detto hijab. Lo racconta il portavoce dell'esercito nigeriano in un comunicato che ne descrive anche i colori, ne avrebbe uno blu ed uno nero. Farebbe da spola tra i villaggi di Dumur ed Uwa, mentre i suoi miliziani, assieme a molti ostaggi, tra cui alcune delle ragazze sequestrate nell'aprile 2014, vivrebbero nei villaggi vicini. E intanto la popolazione teme per i terroristi in fuga in cerca di cibo e riparo. E siamo allo scandalo molestie e abusi sessuali che ha coinvolto le ONG legate all'Oxfam. Oggi l'autodenuncia di Medici Senza Frontiere che dopo un'indagine interna ha deciso di licenziare 19 dipendenti. Massimiliano Cocchi. Con una nota alla stampa, Medici Senza Frontiere ha denunciato oggi di aver accertato nel corso del 2017 24 casi di abusi o molestie sessuali all'interno delle proprie strutture e di aver licenziato per questo 19 persone e averne sanzionate altre 5. Nei giorni in cui una vera e propria bufera si sta scatenando sull'ONG inglese Oxfam, accusata di aver insabbiato festini a luci rosse e casi di abusi sessuali compiuti dai suoi operatori in missioni all'estero, Medici Senza Frontiere ha scelto la via della trasparenza e spiega che sono state delle indagini interne ad accertare molestie ed abusi. Da tempo, infatti, l'organizzazione, che conta oltre 40.000 volontari impegnati per lo più in zone di guerra, ha istituito quello che potremmo definire un sistema dei reclami, un sistema che ha ricevuto nel corso dell'intero 2017 146 segnalazioni riguardanti abusi di potere, discriminazioni, forme di comportamento inappropriate e molestie, tra queste 24 a sfondo sessuale. Nella nota destinata alla stampa si ricorda che i principi e il codice etico dell'organizzazione non tollerano nessun abuso fisico o psicologico contro individui, molestie sessuali, relazioni sessuali con minorenni e nessun altro tipo di comportamento che non rispetti la dignità umana. Parliamo di salute e di cibo con un problema che riguarda tantissimi italiani, ossia le intolleranze alimentari. Molti i miti da sfatare, soprattutto la tentazione di fare da sé ricorrendo a consigli poco attendibili in rete. Proprio per questo è in arrivo un decalogo dal Ministero. Alessandra Camarca. Chi non ha mai pensato di avere qualche problema di intolleranza o allergia con un cibo particolare, alzi la mano. Le intolleranze, al contrario delle allergie, non sono dimostrabili dal metodo scientifico, eccetto quelle al glutine e al lattosio, perché il più delle volte si tratta di fenomeni temporanei. Eppure la sensazione di essere poco in sintonia con un ingrediente alimentare o una categoria di prodotti sta diventando quasi una moda. Basta eliminare dalla dieta la categoria alimentare incriminata e si inizia a stare subito meglio. Anche in farmacia e in rete sono sempre più numerosi i presunti test in grado di stabilire rapidamente e con precisione la presenza di un'allergia o un'intolleranza alimentare. La maggior parte di questi test però non ha validità scientifica. Per far fronte a queste bufale, le società scientifiche hanno concordato un documento decalogo approvato dal Ministero della Salute. Capofila è l'ADI, l'Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica, che suggerisce gli errori da non commettere in un sito internet antibufale dal titolo Dottore, ma è vero che sta per partire e dal quale l'Ordine dei Medici mette in guardia i cittadini. Tra i consigli spicca diffidare di chiunque proponga test per l'intolleranza non scientifici, tra i non validati Driatest, Alcatest, dosaggio anticorpi IG4, test kinesiologici, fino all'analisi del capello e dell'occhio. Non buttarsi a capofitto in una dieta d'esclusione eliminando un alimento senza diagnosi, non togliere il glutine dalla dieta se non c'è accertata intolleranza, lo stesso vale per il latte. La dieta verrebbe impoverita senza motivo, non effettuare i test nei centri estetici, nelle palestre o in strutture non specificatamente sanitarie, no all'autodiagnosi attraverso il web, i social network e i media. Per una corretta diagnosi, infine, rivolgersi sempre ad un medico. Un altro problema di altro genere che riguarda l'ambiente, parliamo dell'inquinamento. L'Unione Europea punta il dito contro molti paesi negligenti, Italia compresa, mentre la Germania cala il giolì e propone mezzi pubblici gratis, anche se per il momento questa è solo un'ipotesi. Silvio Vitelli. Mezzi pubblici gratuiti per combattere l'inquinamento? Perché no?
La Germania prova a fare leva sulle tasche dei cittadini per convincerli a prendere bus, metro e treni. Al momento è solo una proposta avanzata da Berlino nei confronti dell'Unione Europea e riguarderebbe 5 città pilota. Le amministrazioni comunali di certo non potranno farsi carico dell'enorme buco che si verrebbe a creare, stimato in 13 miliardi di euro. Perché il governo tedesco sia interessato a questa ipotesi è presto detto. L'UE da anni bacchetta gli stati membri per l'inquinamento atmosferico e recentemente ha richiamato 9 paesi, tra cui Germania e Italia. La proposta tedesca mira così ad evitare possibili pesanti sanzioni. Peccato che nel nostro paese una fetta non proprio irrilevante di cittadini abbia già da tempo, in totale autonomia, deciso di azzerare il costo dei biglietti semplicemente viaggiando senza, contrariamente a quanto avviene in Germania. Prima ancora che gratuita, però, avremmo bisogno di una rete di mezzi pubblici efficiente e controllata. Il motivo, prima ancora che nei conti, sta nei nostri ospedali e cimiteri. I gas di scarico provocano ogni anno in Italia almeno 90.000 morti. E allora, a proposito di metropolitana, vogliamo raccontarvi il gesto eroico, possiamo davvero dirlo, accaduto in una fermata della metro di Milano dopo che un bambino è caduto sui binari. Un ragazzo si è tolto lo zaino, ha raggiunto il piccolo e lo ha salvato. Il treno è passato pochi secondi dopo. Marco Bergamaschi. Fermata Repubblica, linea 3 della metropolitana milanese, primo pomeriggio di ieri. Tutto succede in una manciata di secondi, come testimoniano le telecamere di sicurezza. Un bimbo senegalese di 2 anni sfugge dal controllo della mamma e cade sui binari. Manca circa 1 minuto all'arrivo del treno, si scatena la paura. La madre china sui binari, altri passeggeri le si avvicinano. Un ragazzo non ha esitazioni, si toglie lo zaino della scuola, si cala dalla banchina, recupera il piccolo e lo riconsegna alla madre che lo ringrazia, per poi allontanarsi come se niente fosse accaduto. Il giovane eroe è stato rintracciato e Lorenzo Pianazza, studente 18enne, raggiunto dai giornalisti, racconta di aver solo pensato che c'era tutto il tempo per salvare il piccolo. Non sono un eroe, minimizza, ho fatto solo quello che mi sembrava giusto e si dice stupito per il clamore suscitato dal suo gesto. Grazie al coraggio e al sangue freddo di Lorenzo, il piccolo, spavento a parte, sta bene e insieme a lui Milano ringrazia un'altra eroina, Claudia Flora Castellano, giovane dipendente dell'ATM che, notando dai monitor della sala di controllo quanto accadeva, ha immediatamente bloccato il convoglio in arrivo nella stazione per impedire il peggio. Lorenzo oggi pomeriggio è stato accolto a Palazzo Marino dal sindaco Sala, che ieri tramite Facebook aveva lanciato un appello per conoscerlo e ringraziarlo. Un'altra bella storia ve la raccontiamo nel TG Post, arriva da Napoli dove è nata Dalila Grazia, la sorellina dei bambini salvati dalle macerie del terremoto di Ischia lo scorso agosto. Al microfono di TG 2000 tutta la gioia di papà Alessandro. Buona visione, subito dopo ci attenti al lupo, noi ci vediamo alle 20.30.